ritratto nella nostra sala comune desidera parlare con te. Eldritch Diggory. Credo sia stato un ministro della magia. Voleva vedermi, signore? Sì. Permettimi di presentarmi. Sono pochi gli studenti che mi conoscono al giorno d'oggi. Eldritch Diggory, ex ministro della magia e fondatore del programma di reclutamento degli Auror al tuo servizio. Grazie al libro che hai trovato e alle pagine mancanti, ritengo tu possa contribuire a risolvere un assassinio avvenuto anni fa. Come fa a sapere del libro e delle pagine? Noi ritratti udiamo più di quel che si crede e molti di noi sanno tenere un segreto. Quindi, cosa ne pensi? Sicuramente un tasso rosso come te vorrà risolvere una vecchia ingiustizia. Farò tutto il possibile. Meraviglioso. Sapevo di non sbagliarmi su di te. La mia pronipote, Helen Thistlewood, potrà darti maggiori dettagli. Ora è in pensione, ma è stata una grande Auror. E il caso di omicidio di cui parlo era assegnato a lei. Spesso faccio visita al mio ritratto in casa sua nel vicino borgo di Upper Oxfield. Posso annunciarle la tua visita? Come potrebbe qualche pagina di un libro aiutarla a risolvere un vecchio caso? Un ragazzo scomparve con quelle pagine. Il corpo non venne mai ritrovato, ma una giovane fu condannata per l'omicidio. Quelle pagine forse potrebbero scagionarla. La mia pronipote ti dirà di più al riguardo. Può dirmi di più sulla sua pronipote? Ah, era il meglio del meglio come Auror. Una studentessa brillante prima e una grande risorsa per il ministero poi. Il suo astro non ha smesso di brillare neanche una volta in pensione. Spesso tra noi parliamo dei vecchi casi e dei nostri giorni di gloria. Senza offesa, ma talvolta è piacevole allontanarsi dagli studenti e conversare con qualcuno che conosce il mio retaggio. Quando è stato ministro della magia? Più di 100 anni or sono, dal 1733 al 1747 per la precisione. Ah, quanti ricordi, ma non riuscii a fare tutto ciò che avrei voluto. Ero nel bel mezzo della riforma di Azkaban quando la mia vita fu interrotta dal vaiolo di drago. Ho sputato fuoco e fiamme fino alla fine. Andrò subito a parlare con lei. Ottimo. Con la tua propensione al duro lavoro e la sua mente arguta, entrambi i misteri troveranno una celere soluzione. Ci vediamo lì. A presto, spero. Deve essere questo il posto di cui parlava il ministro Diggory. Helen vive qui da qualche parte. Ah, eccoti qui. Lieto di vedere che hai seguito il mio consiglio. Madame Thistlewood, ho incontrato il suo prozio nella mia sala comune e mi ha chiesto di parlarle. Sono felice che tu sia qui. Zio Eldritch crede che il libro che hai trovato e le sue pagine mancanti siano rilevanti per un caso irrisolto dei miei tempi da Auror. D'accordo, la ascolto. Molti anni fa, uno studente di nome Richard Cornacchia scomparve dopo essersi dato appuntamento con una tale Anne. Non ritrovarono mai il corpo. Quando il suo fantasma senza testa apparve a Oxmead, inconsapevole di come fosse deceduto, Anne fu condannata per il suo omicidio e spedita ad Azkaban. Fu in larga parte dovuto alla testimonianza di una giovane di nome Apollonia Black. Gelosa di Anne, temo. È terribile, ma non vedo come potrei aiutarla. L'alibi di Anne era piuttosto labirintico. Disse che Cornacchia le aveva promesso un'avventura. Seguire una mappa che lui aveva trovato su delle pagine rubate a Pix. E crede che Pix abbia strappato quelle pagine dal libro che ho trovato nel reparto proibito? Se volessimo ascoltare il mio prozio, sì. O almeno questo è ciò che sospettano i ritratti di Hogwarts. Anne disse che Cornacchia le aveva chiesto di seguire la mappa con lui, ma solo dopo che avesse risolto una serie di rompicapi da lui ideati. Che strano corteggiamento. Giura di non aver mai risolto neanche il primo rompicapo, quindi non si incontrarono. E il fantasma di Cornacchia scomparve subito. I rompicapi di Cornacchia, le pagine e il cadavere non furono ritrovati. Anne finì ad Azkaban solo sulla base delle parole di Apollonia. Non capisco.
cosa vuole che faccia? Credo che a questo punto Anne potrebbe aver risolto il primo rompicapo. Ma dopo il tempo trascorso ad Azkaban, è l'ombra di quella che era. Non parla con le persone di cui non si fida. E non si fida di nessuno. Se tu, che studi qui e hai un qualche collegamento con le pagine, proprio come Cornacchia, parlassi con Anne, forse ti direbbe di più. Che storia orribile. Se pensa che possa esserle utile, verrò con lei. Splendida notizia. La tua gentilezza e il tuo coraggio sono davvero lodevoli. Per fortuna, essere un ex Auror ha i suoi vantaggi. Ci materializzeremo proprio lì da lei. Ho scortato ministri, professori e tanti altri in quel posto maledetto. Mai uno studente, a dire il vero, ma sarai al sicuro. Può dirmi di più su Apollonia Black? Una ragazza miserabile e vendicativa. Disse che Anne aveva minacciato di uccidere il ragazzo dopo che lui le aveva spezzato il cuore. Il potere della famiglia Black su certi soggetti del ministero, insieme al fatto che Anne era nata babbana, segnarono il suo destino. Può dirmi di più su Anne? Quella povera anima. Non è mai stata brillante. E la mancanza di furbizia è stata la sua sciagura. Sospetto che per Cornacchia e Apollonia fosse solo un gioco. Non potevano sapere che lui ci avrebbe rimesso la vita. Azkaban l'ha rovinata. In un certo senso incolpa me per non essere riuscita a scagionarla. Vorrei dimostrare la sua innocenza. Quindi il fantasma di Cornacchia è apparso per un istante e poi è sparito. Sa dove è andato? Non saprei. Evidentemente è sempre stato un irrequieto, sempre in cerca di avventura. Se dovessi indovinare, direi che era stanco della Scozia e ora è dall'altra parte del globo. Bene, possiamo andare. Tieniti forte, ci materializzeremo assieme. Non preoccuparti, non ho mai spaccato nessuno. Abbi cura di te e sii prudente in quel posto orribile. Saremo lì tra un attimo. Questo li terrà a bada per ora. Ma stai in guardia. Potresti avvertire un'ondata di disperazione. Passerà. Grazie per avermi avvisato. È un posto davvero orribile. Ma non ci tratterremo più a lungo del necessario. Ora seguimi. Qui i dissennatori non possono farci del male. Ma fa attenzione lo stesso. Non avrei mai creduto di vedere Azkaban dal suo interno. Dissennatori. Non riesco a convincere il ministero a liberarsene. Non c'è bisogno di simili mostri. Ah, attenzione, Conan. È qui da molto più tempo di tutti noi. Se avessi la mia bacchetta, vi colpirei tutti con Crucio! Io non ti temo, Agnellino. Ormai a Hogwarts non vi insegnano nulla di ciò che dovreste sapere. Nubi oscure aleggiano sulla strega al tuo fianco. Riesco a sentirle. Qualcuno è venuto a portarmi del cibo! C'è nessuno! Nessuno a scuola ci crederà mai. Ora ricorda, Anne è qui da molto tempo e i dissennatori non sono gentili. Sii paziente con lei e parlale in tono calmo e rispettoso. Sei tu, Anne? Chi va là? Chi parla? È forse la morte? Finalmente giunta a prendermi? Sono uno studente di Hogwarts. Ho trovato il libro che dovrebbe scagionarti. Ah, libro fortunato, finalmente ritrovato. Ma sulle pagine nessuna indagine. Linetto furfante alla sua grotta è tornato.
Ad Upper Oxfield il mio destino fu segnato. Stai dicendo che le pagine mancanti sono in una grotta nei pressi di Upper Oxfield? Oxfield, le rovine celano la cripta Birichine. Una cripta tra le rovine vicino a Upper Oxfield. Ci darò un'occhiata, male non farà. Dai un'occhiata. Trova le pagine, in volata. Ellen, so che ci sei. Di avvicinarti, ti chiederei. Che c'è? Sei ferita. Va, la caverna. Sei al sicuro. Hai ciò che ti serve. Io me la caverò, devo solo... Madama Thistlewood, io... Va bene, troverò da solo la caverna di Cornacchia. Meglio indagare. Proteggo! Stupefatto! Levioso! Oh. Un castello. Deve essere stato... L'uomo! Deve essere il posto di cui mi ha parlato Anna. Questo posto è abbandonato da tempo. Revelio! Accio! Cornacchia, non mi batterai! Pensavi di essere più furbo di me, Cornacchia? Ora, dov'è il tuo indizio? Un biglietto di Cornacchia. Anne non l'ha mai trovato. Ma allora com'è morto? Che Anne sia davvero innocente. Incredibile. Qualcuno ha risolto il mio rompicapo dopo tutti questi anni. Ben fatto, davvero. Richard Cornacchia, al tuo servizio. Quel Richard Cornacchia... Ho sentito che sei scomparso anni fa. Hai molte spiegazioni da dare. Ah, sì? Sei tu che hai risolto il mio rompicapo? Cosa ci fai qui? Un Auror ormai in pensione, Ellen Thistlewood, mi ha detto della mappa che hai rubato a Pix e Anne mi ha detto della grotta. Hai visto Anne? Mi ha spezzato il cuore. È stata dura senza di lei. Ma in fondo le è andata meglio così. Se posso chiedere, come sta? È stata rinchiusa ad Azkaban per il tuo omicidio. Temo che il danno che le hanno fatto i dissennatori sia irreversibile. Cosa? È ad Azkaban? Oh, povera Anne. Non ne avevo idea. Pensavo mi avesse dimenticato. Ho girato il mondo per anni per guarire il mio cuore infranto. Sono tornato qui solo di recente. Per capriccio. Devo parlare con quell'Auror e vedere come posso aiutare Anne. Mi fa piacere sentirtelo dire. Un'ultima cosa. Riuscirò a trovare le pagine con la mappa menzionata da Ellen? Sono quasi certo che mi siano cadute quando sono stato decapitato. Saranno lì nella caverna a marcire con ciò che rimane di me. Facciamo così. Raggiungimi al limitare della foresta proibita e ti mostrerò esattamente dove trovarle. Spero non ti infastidisca la mia domanda. Come hai perso la testa? Stavo dando un'occhiata in giro quando all'improvviso ho sentito come una brezza fresca e poi... Beh,
un giramento di testa. Non ricordo altro. Per cui, dovessi ritrovarti in una caverna, fa attenzione. Non so a cosa, nello specifico, ma mi sembri una persona accorta. Guardati da ogni refolo d'aria. Helen ha menzionato Apollonia Black. È stata lei a incastrare Anne. Mai conosciuto qualcuno della famiglia Black? Sono persone piuttosto vendicative. Quando Anne iniziò a mostrare interesse per me, Apollonia non riuscì a sopportarlo. Poco importava che lei ormai non provasse più nulla. Come si fa a rubare qualcosa a Pix? È un poltergeist. Non ho rubato quelle pagine dal suo corpo spettrale. Le ho solo trovate lungo la sua scia di distruzione. Sai, lui adora distruggere le cose. Libri, bottiglie, armature. Qualunque cosa possa creare caos attorno a lui. Le pagine erano sul pavimento fuori dalla biblioteca dove le aveva gettate Pix. Un ritrovamento sfortunato, direi. Grazie. Devo trovare quelle pagine per aiutare qualcuno. Bene, ci vediamo lì. Deve essere stato abbandonato molto tempo fa.